notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Uno degli appuntamenti più importanti al nostro territorio, parliamo di Giovedì Scienza. E quindi ci colleghiamo col dottor senator Alberto Agliotti. Pronto? Eccoci qua. Ti ho dato un titolo in più. E comunque uno è già troppo. Però quindi... per noi sei un mito, Alberto, perché sei il nostro referente di Giovedì Scienza. Lo ricordiamo, domani alle 17.45 ci sarà questo incontro che sarà visibile in streaming tramite il sito giovedischienza.it, ed è la conclusione di un, cioè la chiusura di un cerchio che abbiamo aperto qualche settimana fa a proposito del, insomma, del problema, della malattia dell'Alzheimer, la mente instabile. Confermo, sì, è un formato che usiamo particolare, questo delle conferenze in due turni, diciamo in due puntate, per cui qualche settimana fa abbiamo presentato il tema con Maria Teresa Ferretti, che è una neuroscienziata esperta di Alzheimer. Nelle settimane successive abbiamo raccolto le domande che ci sono arrivate via mail dal nostro pubblico, e domani risponderemo proprio puntualmente a queste domande, insomma raccolpandole un po' e facendo in modo di accontentare possibilmente tutti e dare il più informazioni possibili. Sicuramente saranno arrivate molte domande in queste settimane. Mi chiedevo, durante la diretta streaming sarà possibile eventualmente contribuire lanciando qualche altro amo, qualche altra domanda? Certamente sì, il mio ruolo sarà proprio quello di dialogare con gli ascoltatori, dialogare in senso figurato, nel senso che loro scrivono e io do voce ai loro messaggi, quindi, perché con me a condurre ci sarà Edvige Pezzulli che guiderà la trasmissione di domani. Senti, volevo farti una domanda, tra l'altro in realtà dobbiamo essere sinceri, te ne ho parlato fuori onda, si parla di nuove cure, no, da tempo, sì. Sperimentali, alcune approvate negli Stati Uniti d'America, proprio notizie delle ultime settimane, qua in Europa non ancora approvate, che sembra abbiano dei buoni effetti sui pazienti. Diciamo una svolta per l'Alzheimer. È possibile, è vero, come il punto di vista della scienza? La premessa è che la scienza è complessa perché il mondo è complesso e quindi bisogna sempre essere cauti nei passi che si fanno, però anche un piccolo passo è comunque molto importante, perché per arrivare in fondo bisogna fare tutti i passi, certo. E quindi si può essere più o meno ottimisti, ma diciamo che al momento dell'Alzheimer sappiamo molto di più sulle cause, su come si presenta, sappiamo abbastanza come diagnosticarlo, insomma, e la direzione è quella di avere diagnosi sempre più rapide e meno invasive. Ecco, se non sbaglio, si è scoperto ormai da tempo che è dovuto al cattivo funzionamento di una proteina che produce una sostanza tossica che va in accumulo, giusto? Nel nostro organismo. Sì, e che tornando alle due vite di Mangoni, sì. Purtroppo ci fa perdere, ci lascia vivi, ma ci fa perdere la vita che avevamo, ecco, perché ci fa dimenticare sostanzialmente. Quindi è come se ci trasformassimo in qualcun altro, e questo è l'aspetto forse più... Sì, devastante per le famiglie, per chi c'è intorno. Sì, perché davanti hai la persona che hai conosciuto e amato per anni, ma in realtà è un'altra persona. Sì, esatto. E adesso, insomma, a voler essere ottimisti, appunto, i passi in avanti si stanno facendo, perché si capisce prima, si può capire prima che si sta sviluppando la malattia, si può anche cercare di prevenirla con delle azioni che poi, degli stili di vita, che poi sono quelli che siamo incoraggiati a fare per tante malattie, quindi attività fisica, mangiare sano, diete salutari. E insomma, quindi la speranza che ci sia un futuro migliore per i malati di Alzheimer c'è. La speranza passa anche dai farmaci che dicevi, che appunto al momento sono ancora sperimentali, a uno stadio elementare, fanno effetto sulle cellule in laboratorio, ma non si capisce ancora bene se fanno effetto davvero sulle persone, quindi qualcuno li spinge, qualcuno è un po' più cauto, ma voler guardare il quadro complessivo, possiamo dire che oggi, rispetto anche solo a 10-15 anni fa, le cose stanno migliorando. Quindi... Senti, una domanda secca, una curiosità che mi è uscita adesso e magari non mi sai rispondere. Che tu sappia, ci sono dei dati, sono più colpiti gli uomini o le donne? C'è un dato o è al 50%? Ah, allora, questa è una
bella domanda che magari facciamo domani in trasmissione, io ti rispondo dopodomani. No, diciamo che le donne vivono più a lungo e siccome la malattia si manifesta tipicamente in tarda età, si contrae presto, perché cioè, insomma, si può avere già a mezza età, ma i sintomi sono molto manifesti quando si supera una certa età. Le donne vivono più a lungo, quindi forse si vede di più nelle donne che negli uomini. Ma la domanda è assolutamente preziosa, perché c'è una medicina che si sta sviluppando, per fortuna, che è la medicina di genere, cioè che studia anche le differenze, perché ci sono tra il corpo maschile e femminile, insomma. E Maria Teresa Ferretti, tra l'altro, è un'esperta anche di questo campo, perché ha fondato un centro di ricerca che si chiama Women's Brain Project e si occupa proprio di queste cose e di Alzheimer nei due sessi. E allora non aggiungere altro, in modo tale che i nostri ascoltatori possano collegarsi con ancora tante domande a cui voi darete risposta domani 17:45, collegati in streaming sul sito giovediscienza.it. La mente instabile, un nuovo approccio alla malattia di Alzheimer. E naturalmente vi ricordiamo che sul sito c'è la possibilità di rivedere tutti gli incontri che ci sono stati e quindi, insomma, riassaporare quello che avete detto in precedenza. Grazie mille, ringraziamo Alberto Agliotti, il nostro referente, super referente di Giovedì Scienza. Ciao Alberto. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Buon lavoro, a presto. Beh, insomma, un'occasione importante per ampliare il proprio spettro culturale anche su qualcosa che è difficile digerire, ma purtroppo esiste. GRP.